Allora, sembra ufficiale ormai, il nuovo allenatore della Roma sarà Di Francesco, il tecnico del Sassuolo dopo diverso tempo, cioè è stato per tanti anni al Sassuolo, passerà, avrà l'opportunità di giocare, sì, di giocare, di allenare una big. Diciamo immediatamente che prenderà il posto di Spalletti, io non sono troppo dispiaciuto, anzi, passiamo da un allenatore che non è totalmente un vincente, cioè ci ha dimostrato tanto a Roma e probabilmente se non avesse avuto dei comportamenti sbagliati durante l'anno io lo avrei pregato di rimanere. Ma sinceramente, dopo la stagione in questione, in cui cercavo in ogni modo, non lo so, di essere cacciato perché ci ha provato in ogni modo, non ne potevo più. Di Francesco, comunque, non è nemmeno lui ancora un vincente. Però proviamo a fare il colpo Conte, il colpo Allegri. Perché dico il colpo Conte, il colpo Allegri? Perché questo fece il Milan con Allegri prendendolo dal Cagliari, questo fece la Juventus con Conte prendendolo dal Siena o dal Bari, vabbè, non me lo dite qua sotto, non mi importa, però insomma l'ho preso da una squadra molto molto bassa in quel momento di classifica. Dopo che aveva fatto ottime stagioni, senza dubbio, aveva allenato l'Atalanta, il Siena e il Bari, ora non mi ricordo in quale ordine, però non aveva ancora allenato una big. La Roma prova a fare questo con Di Francesco che è stato anche un ex romanista, come lo è stato Conte per la Juventus, quindi potrebbe essere un buon colpo, ma soprattutto sono contento perché il colpo Di Francesco, cioè l'allenatore Di Francesco, coincide con il progetto Monchi. Monchi è un allenatore, scusate, un direttore sportivo che ti porta dei giovani pronti a Roma. Di Francesco è un allenatore che ti fa costruire dei giovani, cioè ti prende i giovani e te li rende potenti, forti, te li rende al top della forma in pochissimo tempo. Fra l'altro, la Roma punta su molti giocatori del Sassuolo da diverso tempo, che sia Pellegrini, che probabilmente verrà ricomprato, che sia De Frel, che comunque è da tanto tempo che la Roma vuole prendere De Frel e portarlo a Roma perché può fare insieme l'esterno, può fare la punta, può fare il trequartista, quindi è un giocatore molto duttile che ti potrebbe servire. La Roma potrebbe puntare su Berardi, per quanto ho sentito, ma è una pista molto molto lontana. Piaceva Acerbi, quindi diciamo che ci sono tantissimi giocatori del Sassuolo che interessavano alla Roma, e questo arrivo di Di Francesco a Roma potrebbe veramente aiutare a portare questi giocatori a Roma, diciamo le cose come stanno. Poi, a parte questo, sono contento perché Di Francesco non è affatto male come allenatore, ragazzi. Cioè, io lo vedevo già da diverso tempo, se ne parlava da diverso tempo, ero quasi sicuro che alla fine Di Francesco sarebbe venuto a Roma, perché è inutile fare nomi grandissimi. Poi è sicuro che alla fine ora si stravolge tutto e Di Francesco è stato bloccato, 1,5 milioni per 2 anni più bonus è stato bloccato, tanta tanta roba. Senza dubbio, si parlava di Emery, si parlava di Pochettino, si parlava di tanti allenatori, però perché Pochettino dovrebbe lasciare il Tottenham, fatto di campioni che sta nella stessa situazione della Roma, per andare alla Roma e provare altro? Perché comunque alla fine, vedi, io Spalletti non me lo so, cioè l'unica motivazione per cui Spalletti è andato all'Inter è perché ci avrà i soldi, gli daranno tanti soldi e ci avrà i soldi da spendere sul mercato, è l'unica motivazione, e poi perché spera che tra 2 o 3 anni l'Inter si rialzerà, o comunque anche a livello europeo, diciamo. Però, perché l'allenatore che in questo momento sta nella stessa situazione della Roma, ovvero che in Champions non trova la giusta dimensione, però ci va sempre, in campionato arriva sempre in una posizione buona, ha dei giocatori forti, perché la Roma magari ha Salah, ha Manolas, ha Nainggolan, ha Strootman, ha Dzeko, e il Tottenham comunque ha Dele Alli, ha Harry Kane, ha Eriksen, ha Courtois, ha tantissimi giocatori fortissimi, per cui perché lasciare una squadra che comunque bene o male arriva sempre secondo o terza in classifica in Premier per andare in una squadra che comunque arriva sempre secondo o terza in classifica in Serie A e ricominciare tutto da capo? Non l'avrei fatto, sinceramente io. Lo stesso discorso per Emery, che quest'anno avrà fallito, e non so se lo confermeranno, però qualora lo dovessero confermare al Paris Saint-Germain, perché è arrivata una squadra che, bene o male, vince sempre? Quando non vince è un miracolo, cioè un miracolo degli altri, per cui bene o male vince sempre. A parte ciò, oltre che vince sempre, c'è da dire che c'ha i soldi, c'ha una disponibilità economica della Madonna, Emery dice quello voglio e quello arriva, quell'altro voglio e quell'altro arriva, per cui perché dover andare a Roma? Per me era una cosa impensabile, per cui l'arrivo di Di Francesco, comunque allenatore giovane, preso a poco, portato a Roma per far crescere i giovani che avrà comprato, che comprerà Monchi, seguendo un progetto lineare, finalmente direttore sportivo e allenatore sulla stessa lunghezza d'onda, per me sarebbe totalmente perfetto, quindi sinceramente sono contento di questo. Io voglio sapere voi che cosa ne pensate qui sotto con un commento, sinceramente, perché bene o male a me fa felice come colpo aver preso Di Francesco alla Roma. Potrebbe far bene, speriamo faccia bene. Poi può darsi pure che fra 6 mesi staremo parlando di un allenatore esonerato che ha fatto male e che non è da Roma. Può darsi, però diciamo che abbiamo provato a prendere Garcia,
che era sconosciuto, e ha fatto bene, cioè aveva vinto sì, però aveva vinto con il Lille, sorpresa, però ha fatto bene, poi comunque alla fine è andato a decrescere, però ha fatto bene, avevamo preso Spalletti e ha fatto bene, prima era andato meno bene con Luis Enrique, con Zeman, con Andrea Zoli, però ragazzi la storia è fatta di sali e di scendi, speriamo di rimanere su e vediamo un po' come andrà. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che lascio il link in descrizione di Maestro 2.0, che è un fenomeno a prendere i pronostici, ma il gioco è vietato ai minori di 18 anni, mi raccomando. Vi ringrazio per la visione, buon shalalal e come sempre ci vediamo ad un prossimo video.